Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi giochiamo di nuovo a Formula 1 2016. Allora ragazzi, sono arrivato alla fine della stagione. Sono arrivato e ci facciamo questa gara di 5 giri e poi vediamo se mi arrivano le offerte per andare alla Ferrari. Decidiamo insieme. Speriamo che mi arriva qualche offerta importante, ragazzi. Intanto finiamo la stagione in maniera superflua. Perfetto. Aggressiva. Vabbè, l'obiettivo della scuderia era o no. Grazie.
Cazzo. Potente il soppasso. Dai. Gran bella prova della Mercedes che oggi conquista un'altra vittoria storica. Luca, cosa credi che abbia fatto? Ecco i piloti che escono a prendere i trofei da portare a Brackley dopo un altro gran premio eccellente. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Non è stato il weekend migliore per il primo classificato che vede ridurre il proprio vantaggio in vetta. Luca Filippi, secondo te chi è il pilota del giorno? Oggi credo che la scelta giusta sia il pilota della Haas. Ha dimostrato delicatezza vicino alle altre vetture, maturità e pazienza nelle situazioni difficili. Il titolo costruttori è praticamente già assegnato, ma i punti di vantaggio della Mercedes sugli inseguitori aumentano. È tutto per il Gran Premio di oggi. Un saluto da parte mia e di Luca Filippi e arrivederci alla prossima gara. Vabbè, ci siamo classificati terzi, ragazzi. E sono arrivato terzo nella classifica piloti. Comunque non è un buon risultato. Ma vediamo che succede. Aspettavo questo momento, porca Eva. Scusate la parolaccia. Vabbè, a parte i punti di sosta, come stanno qua le cose? Sì, vabbè, ma questa cosa non è che mi interessano più di tanto, ragazzi. Io voglio sapere solo che... Allora, ragazzi, vi stavo dicendo... Allora, termine della stagione. Siamo felici di comunicarti che la tua prestazione è stata superiore alle nostre aspettative. Perché hai raggiunto la terza posizione del campionato piloti. Tu hai il tuo compagno di scuderia, Romain Grosjean. Avete? Ehi, hai un minuto? Vabbè. Avrei preferito arrivassero prima, ma abbiamo delle offerte. Dai un'occhiata. Vediamo. Vediamo, ragazzi. Allora, la Mercedes non mi interessa. Io sono più propenso ad andare alla Ferrari, ragazzi. Scuderia Ferrari, la tua Anzioni vi stanno tirato interesse di diverse scuderie rivali. Anche la Red Bull mi vorrebbe, ragazzi. Vabbè, andiamo alla Ferrari, non mi interessa. Ormai ho deciso. Ok. Bene, chiuderò tutto al più presto. Vediamo. Prossima stagione. Allora. Ragazzi,
tutte le classifiche come sono arrivato. Continua, ok. Ora possiamo mettere 25%, ragazzi. Ok. Allora ragazzi, finalmente sono andato. Ok. Ciao Stefano, col tuo nuovo anno arrivano nuove opportunità. Tuttavia la scuderia ti fa gli auguri e non vede l'ora di aiutarti ad affrontare una nuova stagione emozionante e di successo. In seguito alla tua prestazione dello scorso anno, aspettiamo che tu finisca almeno nono o più alto nella classifica piloti. Da parte di tutta la squadra ti auguriamo buona fortuna, Scuderia Ferrari. A posto, ragazzi, finalmente siamo andati alla Ferrari. Dopo tanti. Cacchio. Ammazza! Tutti i punti che avevo. Vabbè, dai, non è irrilevante. Allora, primo pilota addirittura. Vabbè, dai. Allora ragazzi, io spero che la prossima stagione guideremo la scuderia Ferrari. Ora mi faccio le prove libere e le qualifiche, poi la prossima volta facciamo una gara. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi, lasciate un mi piace, un saluto da Steffi Gaming. Ciao ragazzi, alla prossima.